Ora vorrei chiedere al professor Koch di leggerci il messaggio che il professor Hoffman ci ha mandato in occasione di questo convegno. Vorrei sottolineare soltanto una cosa. Cioè il professor Hoffman ha voluto intitolare questo messaggio Primo Levi speaks to me, cioè Primo Levi parla con me. Io credo che sia un titolo significativo perché rimanda anche alla ragione per cui noi abbiamo organizzato questo convegno. Alla base di tutto c'è un dialogo che continua nel tempo, un dialogo che aiuta a costruire. Adesso sentiamo che cosa il professor Hoffman ha voluto aggiungere a quel titolo. So I now read what Professor Walt Hoffman has sent us. Primo Levi speaks to me. For so many things I've written, I found a resonance in Levi. So the contrast of creation and discovery is something that has fascinated me, and I've written of it many times. The 20th century in chemistry was that of synthesis, of the making of molecules. Creation is different from discovery. It brings chemistry close to the arts. And, lest we get too high on that, it brings us close to engineering. The recognition of the centrality of synthesis was well understood by Levi. Thus, the instant sympathy and admiration between the chemist and the builder Faussone in The Monkey's Wrench, La Chiave a Stella. This is doubly interesting as Levi was by training an industrial and analytical chemist, and many of the achievements of the periodic table are discovery stories. Primo Levi says it beautifully. In drawing metaphor from chemistry, as he often did, Levi was like the English poet Coleridge, who said that when he needed metaphors, he went to watch some experiments by his friend, the great English chemist Humphrey Davy. Here's Levi in his dialogue with Tullio Regge. I must say that my chemistry, which was actually a low chemistry, almost culinary, first of all supplied me with a vast assortment of metaphors. I find myself richer than other writers, because for me words like bright, dark, heavy, light, and blue have a more extensive and more concrete gamut of meanings. End of the quote. Now that is great writing, says Hoffman. I like it that it begins in chemistry. That's what Walt Hoffman has written. Thank you. Vorrei solo aggiungere una cosa, rubo solo ancora qualche momento. Alla fine della cerimonia in Berlino, il professor Hoffman ha fatto una lezione. Questa lezione era una lezione sulla diversità, partendo dalla diversità molecolare fino ad arrivare alla diversità sociale. Ed è stata una lezione veramente bella dal punto di vista scientifico, ma poi per le implicazioni. E vorrei soltanto riportarvi la conclusione del professor Hoffman, perché alla fine lui, in maniera molto inusuale, ha messo su una diapositiva con un appello al governo tedesco ad accettare i rifugiati. Lo ha accompagnato questo appello dicendo una cosa che secondo me è veramente bella, che l'abbia detto di fronte a un pubblico in Germania, di fronte al ministro della cultura, di fronte all'ambasciatore italiano. Lui ha detto: voi adesso prendete queste persone, sono persone che molte,
molto spesso sono persone che hanno lauree, che sono persone siriane soprattutto, no? Che hanno un background culturale molto alto. Voi avrete sicuramente una società in cui tra molti anni ci saranno degli Helga, dei Omar, cioè nomi che non appartengono alla normale casistica tedesca. Forse tra 100 anni, quando rifaremo di nuovo questo anniversario, fra 150 anni, ci saranno appunto tutti questi nomi, però saranno tedeschi. E poiché la scienza e la storia ci dice che quando mettiamo insieme persone tutte uguali, non nascono le genialità che nascono quando si mettono insieme persone con culture diverse, anche perché queste culture diverse si devono confrontare, devono anche lottare, e nella lotta prevale il migliore. Quindi io vi posso dire, voi avete un debito con la storia, se accoglierete questi rifugiati che saranno tutti tedeschi tra 100 anni, vi faranno grandi perché porteranno la genialità della diversità nella società tedesca. Io penso che questo sia assolutamente inerente e legato al premio, e lui ha trovato in questa frase finale proprio lo spirito con cui le nostre due società hanno fatto questo premio, cioè lo spirito proprio di dare un segnale da parte della scienza verso l'apertura, il mescolamento, il rispetto delle persone. Quindi credo che questo premio sia stato dato veramente a una personalità degna, e sarà compito tra un paio di anni individuare una persona che abbia lo stesso spessore che ha avuto il professor Hoffman. Grazie.